Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Scusate il ritardo, ho avuto un attimino di tentennamento, ma per un semplice motivo, ho dovuto registrare un altro video, è il video post partita classico che tutti conoscete, che è uscito sul numero 10, quindi se volete vedervi il video... Eh quello classico che faccio post partita, ce ne sono due oggi, quindi uno sull'applicazione, link qui sotto in descrizione, completamente gratuita, la trovate nella sezione media sotto influencer, e questo che è un video post partita che parla in particolar modo di Di Maria. Non è la pagella di Di Maria, perché quella uscirà domani, ci sono diverse pagelle che ho voglia di condividere insieme a voi, è più che altro una sorta di riflessione, perché? Perché abbiamo visto uno spezia che ha fatto una signora partita una Juventus che ha fatto una partita invece bruttina, abbastanza bruttina una Juventus che riesce a vincere ma non convince una Juventus forse stanca, anche Allegri ha detto questa cosa post partita da, da quella che è stata la partita l'altro giorno con il Nanti io non avevo buone sensazioni oggi pensavo addirittura di non vincere probabilmente ai punti lo Spezz ha fatto qualcosina di più. La Juventus è riuscita a portare a casa la vittoria e credo che questi tre punti se li vadano a dividere di Maria in primis e per in seconda battuta, ma non troppo distante. Perché ci sono stati un paio di salvataggi mica indifferenti, ma di questo parleremo appunto domani nelle pagelle. Perché, secondo me, è interessante l'analisi di oggi? Perché. Noi non siamo mai riusciti ad arrivare sulla tre quarti. Oggi non siamo mai riusciti ad arrivare sulla tre quarti. Lo Spezia ci ha veramente distrutto in quella posizione, ci ha eh, veramente fatto vedere i sorci verdi perché a gudelo e verde sulla tre quarti erano imprendibili. Io. Mi aspettavo una sorta di eh, 3-5-2 da parte dello Spezia, e invece si sono schierati con un 4-2-3-1 molto interessante proprio perché aveva questo triplo giocatore eh, con Giasi sulla sinistra, Verde sulla destra e Agudello libero tra le linee di, di farci del male. E quei giocatori lì sono stati difficili da decifrare, difficili da prendere e lo Spezia la partita l'ha giocata molto lì con la Juventus che non capiva se uscire con il centrale difensivo, con uno dei centrali difensivi oppure con i centrocampisti. A di la Juve invece sulla tre quarti non ci arrivava mai o quasi mai ed è iniziata ad arrivarci poi con Di Maria mettiamo un attimo in pausa questo discorso concentriamoci sulle statistiche di Di Maria è entrato ha giocato 34 minuti ha fatto tre tiri è il giocatore che ha tirato di più nella Juventus in 34 minuti ha fatto un gol perché ha fatto un gol da fenomeno capolavoro ha toccato 25 palloni e 25 palloni per darvi un dato li ha toccati Vlaovic di Maria, in 34 minuti ha toccato 25 palloni, che è il numero di palloni toccati da Vlaovic. Kenne ha toccati 14. Per darvi veramente l'idea di che differenza c'è stata. C'è un prima di Di Maria e c'è un dopo Di Maria all'interno di questa partita. Senza Di Maria, la palla là non ne va quasi mai, quasi mai. Con Di Maria invece si iniziava a giocare perché si riusciva ad andare a prendere il pallone sulla tre quarti e si riusciva ad andare a giocare. Kenne e Vlaovic sono due attaccanti che ama alla profondità amano attaccare a profondità e senza uno come Milik e senza uno come Di Maria si fa fatica ad avere una sorta di raccordo lì dietro la punta o dietro le punte non solo perché Di Maria non ha questa caratteristica lui non lo sa e te la dice lo stesso è il quarto giocatore della Juventus che è andato più veloce nella corsa a run 10.82 km/h quindi veramente stiamo parlando di statistiche che per un giocatore ultra trentenne non dovrebbero nemmeno essere contemplate, eppure Di Maria significa che sta molto bene anche dal punto di vista fisico. Allora appunto parlavo dello Spezia, di questa voglia dello Spezia di, di mettersi 4-2-3-1, di avere quei giocatori tra le linee, e senza Di Maria noi là davanti la palla non riusciamo a farcela arrivare, è inutile girarci intorno, è inutile che ci prendiamo in giro, senza Di Maria la palla non arriva. Penso al Tridente che abbiamo provato con la Fiorentina. Dove Di Maria era obbligato ad andare a prendere quella palla, dove Chiesa era troppo centrale e non ha fatto vedere niente di che, e anzi a un certo punto è stato costretto a spostarsi a destra, dove abbiamo giocato con la difesa 3. Penso alla difesa 4 dell'altra sera con il Nantes, dove abbiamo giocato con una sorta di 4-3-3, anche se poi Chiesa ha iniziato ad abbassarsi e troppo. E la differenza non è stata fatta. Nonostante poi il gol nasca da appunto di Maria. Guarda caso che va in verticale, guarda caso che entra nei gol, fa il lancio per Chiesa, che va a prendere la palla e di testa, la mette dentro per Vlaovic. Mi sembra che questa squadra sia anche abbastanza Kostic dipendente, no? mi pare di capire che sia abbastanza costic dipendente allora mettiamo insieme tutte queste cose nel calderone una squadra che sulla tre quarti non ci arriva una squadra che Costic lo deve avere una squadra che deve avere Chiesa di Maria Ebrovici insieme e una squadra che deve cercare di fare male alle avversarie io me la sono immaginata e prendendo ispirazione dal 4-2-3-1 dello Spezia direi che possiamo andare su una cosa di questo tipo Cesny o Perin, a questo punto dato che ha fatto un partitone, Alexandro, Bremer e Danilo perché sono i tre titolari, Quadrado, perché in alternativa c'è De Sciglio, Rabiot e Locatelli o Fagioli, che oggi non è entrato particolarmente bene, c'ho addosso la sua maglia tra l'altro, Kostic da una parte, Chiesa dall'altra, Di Maria sulla tre quarti e Vlaovic. Perché è interessante questa disposizione? Perché sono interessanti questi undici in particolare? Perché noi siamo stati abituati a vedere un Juventus giocare con la difesa a tre, no? Fino adesso... Nessun problema, è la stessa squadra che abbiamo visto a tre. No? Con il tridente, eccoci qua. Questo è il tridente. È ovvio che c'è da fare quel movimento particolare lì tra chiese e di Maria. E allora mi viene da dire: se vogliamo giocare a tre per momenti della partita, o contro squadre contro cui è necessario giocare a tre. Possiamo metterci così. Oppure Di Maria, dato che va tra le linee, si mette in questo modo. Con Vlaovic e Chiesa che vanno a partire un po' più larghi, però in questo modo, secondo me, Chiesa e Quadrado si vanno a pestare un po' i piedi. Chiesa deve partire in una posizione larga. Poi il rischio è quello dell'altro giorno: di avere Chiesa che va a fare la mezzala di destra, che è un po' quello che è accaduto con la Fiorentina. Allegri diceva: non possiamo avere eh, sette giocatori dietro la linea del pallone e lasciarne tre davanti, e quindi credo che la difesa 3 in questo caso non possa essere la risposta. Però Di Maria deve stare al centro del gioco assolutamente, assolutamente. Di Maria deve essere quel giocatore in grado di andare a, a fare anche il ruolo che non dovrebbe fare, quello del centrocampista. Perché se la palla non arriva mai, se sulla tre quarti o in attacco l'attaccante ti tocca 15-20 palloni, vuol dire che la palla là non ci arriva mai, vuol dire che al centrocampo qualcosa non funziona, allora è costretto Di Maria ad abbassarsi. Se Kostic non lo puoi togliere, perché Kostic è determinante per mettere il pallone in mezzo ed è stato determinante anche oggi. Perché del 1-0 è suo, deve lasciare lì. Se Chiesa deve partire largo e non deve entrare dentro il campo, non deve andare a ruotare, non deve fare il terzino, non può occuparsi della fase difensiva, non può essere il quinto. Chiesa ti gioca qui e dietro di lui ci va uno tra quadrado ed è sciglio. Quindi più ci penso, più ci ragiono, e più arrivati a questo punto, credo che la Juventus abbia delle necessità abbia dei giocatori che ormai sono stati individuati come titolari, quelli che dovrebbero giocare più degli altri. C'è quel balottaggio Locatelli Fagioli, perché Fagioli è venuto fuori, è un giocatore indispensabile. Poi è ovvio che questa Juventus non ha ancora un'identità ben precisa, perché se vi chiedo qual è la, la formazione titolare della Juventus di quest'anno, mi dite sì, ma in quale periodo, giustamente. Però bene o male credo che se si è arrivati a capire che questi sono i giocatori, questi 11, facciamo 12, sono i giocatori principali della Juventus e credo che questo sia il vero unico modo di far coesistere il Tridente, di dargli un equilibrio perché Costi ci aggiunge equilibrio e di dare a Di Maria quella libertà che abbiamo visto anche oggi deve avere perché è il giocatore che ti cambia completamente volto alla Juventus. Siamo ancora lontani da essere una squadra come Dio comanda, da essere una squadra competitiva, da essere quello che vorremmo vedere. Però penso che sia necessario ripartire da queste indicazioni, perché anche oggi abbiamo visto che siamo di Maria dipendenti, senza di lui facciamo una fatica cane e il rischio è quello di andare a complicare la vita anche ai nostri attaccanti, che già non si divertono all'interno di una partita e Di Maria ci accende la luce, ce n'è bisogno, come il pane. Ci vediamo domani ragazzi con qualche altra analisi e le pagelle.